Vi mostro i miei regali di Natale. Ogni anno faccio questo video e non è per vantarmi, semplicemente mi piace questa tipologia di video. Quindi inizierei subito con questo regalo che è stato veramente inaspettato. Di solito lo terrei per la fine, ma sono troppo felice di averlo ricevuto. Quindi ve lo mostro subito. È di Vivienne Westwood e ho ricevuto questo bracciale che è abbinato proprio alla collana che già avevo. Quindi con tutte queste perle e il simbolo argentato. Bellissimo. Altro regalo super apprezzato, e tra l'altro su Instagram mi avete tutti chiesto che modello sono queste nuove Converse che mi piacciono tantissimo perché sono un po' diverse dal solito. Vi scrivo qui il nome del modello, ve lo andrò a cercare e poi ve lo aggiungo. Babbo Natale sa della mia passione per fiorucci e mi ha regalato questa borsa meravigliosa. È di un colore stupendo, io amo il beige, e c'è sopra la stampa degli angeli. All'interno c'è un altro regalo, ma la cosa che amo di più di questa borsa è che è rigida, quindi non si affloscia ma rimane su da sola. La utilizzerò sicuramente tantissimo. E all'interno c'era questo set skincare. Diciamo che ho un po' dato un consiglio a Babbo Natale, perché quest'anno ho conosciuto questo brand che si chiama Mizon, con cui mi sono trovata benissimo e quindi ero curiosa di provare gli altri prodotti. Alcuni regali li avete anche visti durante i vlogmas, per esempio ho ricevuto dalle mie amiche questo nuovo paio di Havaianas, ho ricevuto questa tazza a forma di Babbo Natale ma tutta rosa, e con Harry Potter si va sempre sul sicuro. Questo è un gioco quiz con più di 500 domande a tema Harry Potter. E infatti ho anche ricevuto un'altra cosa di Harry Potter che ho iniziato già a scartare. Sono queste calze di Primark con lo stemma di ogni casa. Quindi abbiamo Grifondoro, Serpe Verde e tutte le altre case. Sono molto molto carine. Ho anche ricevuto questo portachiavi di Kuromi. Quest'anno ho ricevuto tantissimi portachiavi perché presto prenderò la mia nuova macchina e quindi avrò l'imbarazzo della scelta su quale portachiave utilizzare. Come ogni anno ovviamente il libro di Paolo Fox. Da parte di Luciano ho ricevuto tantissimi regali che avete visto già nel video che ho pubblicato qui su TikTok. Se ve lo siete persi andatevelo a guardare. Così anche come quelli di mia sorella. Ho già pubblicato il TikTok dove apro la box a tema, che come potrete immaginare è a tema procione, il mio animale preferito. Ma per guardare tutti i regali andate sul mio profilo. Ho anche ricevuto questa cup di Starbucks con all'interno questa decorazione natalizia a forma di cup di Starbucks, una mia fissazione. Per continuare con i procioni, ho ovviamente ricevuto entrambi i Funko Pop di Rocket, il personaggio degli Avengers, dei Guardiani della Galassia, che è uno dei miei personaggi preferiti. Questa è la versione da adulto, mentre questa da cucciolo. Dovrebbe essere tutto, in caso se mi sono dimenticata qualcosa vi mostrerò tutto nelle storie su IG. Io vi auguro ancora buone feste, spero abbiate passato un bellissimo Natale, e tra parentesi, se vi state chiedendo se io mi sia fatta un autoregalo questo Natale, sto per andare a ritirare la mia nuova macchina. E ovviamente vi mostrerò tutto.